Presidente D'Alema, la sua presenza ormai in Umbria è stabile, la sua ormai è un cittadino umbro oltre che ternano e soprattutto la sua immagine di leader politico ora è anche un'immagine, perché l'ho sentita in un recente convegno a Terni, non è molto recente, era prima delle elezioni, lei si è definito un contadino, politico contadino europeo, era una definizione simile se non ricordo male. Politico europeo, sì, perché sì, una parte certo. Del mio impegno si svolge in Europa, io presiedo un'istituzione culturale, quindi diciamo il mio impegno prevalente è Bruxelles. E poi ho deciso di dedicare una parte del mio tempo, l'impegno di tutta la mia famiglia, mia moglie, eccetera, a questa attività. Siamo legati all'Umbria, abbiamo deciso di investire i nostri risparmi, anche quelli che non avevamo, abbiamo fatto un mutuo piuttosto rilevante, in questa sfida di mettersi qui a produrre il vino. E oramai è un lavoro che va avanti da alcuni anni. Sono entrato in questo mondo. Ti appassiona? Sì, è un mondo appassionante di lavoro, di fatica, ma anche di innovazione, di cultura. Mi pare anche che stiamo facendo delle cose buone, quindi con qualche soddisfazione. Ha annunciato che creerà un grande rosso. Abbiamo un grande rosso, ovviamente è fatto, diciamo. Adesso sta facendo l'affinamento in bottiglia e quando uscirà io credo che farà degno dell'attesa. Come si chiama? Territorio. Abbiamo deciso di chiamarlo Narnot, cioè con le iniziali di Narni e Otricoli, perché le vigne sono tra Narni e Otricoli, quindi abbiamo voluto in questo modo, come dire, onorare il territorio dove noi ci troviamo. E penso che sarà un vino che vogliamo fare marketing territoriale, siamo al servizio del territorio. D'altronde il territorio ci ha accolto, la gente ci ha accolto con molto affetto, insomma, giustamente noi dobbiamo cercare di restituire qualcosa, abbiamo investito, abbiamo creato un po' di lavoro, abbiamo fatto uno spumante rosé che ha già ottenuto dei riconoscimenti perché sicuramente è un prodotto di qualità e adesso stiamo per uscire con un vino rosso, poi faremo anche con un altro vino rosso più meno impegnativo, però molto interessante perché è prodotto completamente senza solfiti. Siamo piccoli produttori, con tutti i problemi che può avere un piccolo produttore. È una nuova barriera quello di un vino senza solfiti, che avete presentato, se non ricordo male, a maggio scorso a Roma. L'abbiamo presentato a Roma, sì, all'Hilton, è un consorzio, siamo un gruppo di aziende, soprattutto piccole, ci siamo messi insieme. Abbiamo finanziato delle ricerche, abbiamo brevettato una tecnica di vinificazione particolare e siamo convinti che questa è veramente un'offerta nuova anche per il pubblico. I solfiti possono piacere, possono anche creare dei problemi in alcuni, insomma, offrire una cosa nuova è che un po' sulla linea della ricerca di prodotti più naturali, eccetera. In realtà, diciamo, questo prodotto più naturale è il frutto di una grande innovazione, perché ovviamente la solforosa serve, no, per la conservazione, certo, del vino. Non è che lo viene, certo, messo per cattiveria. Ottenere lo stesso risultato di conservazione e di stabilità senza i solfiti ha richiesto innovazione importante, adesso vediamo se funziona, io sono fiducioso. Oggi, quindi, come vedete, siamo impegnati su vari fronti. Oggi siamo qua alla Monrubio, una cantina che nel corso degli anni ha acquisito la leadership in Umbria. Che idea si è fatta da questo primo giro che stiamo facendo qua all'interno dell'impianto? No, è una grande realtà. Io sono socio, quindi sono qui nella mia... Sono qui non soltanto come visitatore, sono socio, sia pure, diciamo,
un rapporto più distante, però anche noi abbiamo conferito un po' di uva, abbiamo... No, no, io credo che insomma, questa zona qui, l'Orvietano, ha una tradizione straordinaria, diciamo. Rispetto a dove siamo noi, qui è uno delle capitali della tradizione enologica italiana, non solo umbra. E Monrubio ha introdotto, rispetto alla forza di questa tradizione, la novità dell'organizzazione, delle tecnologie, della selezione di qualità e soprattutto dell'associazione delle forze, che consente di ridurre i costi, di migliorare la qualità dei prodotti. È veramente una grande operazione sociale, diciamo. D'altro canto noi possiamo vincere soltanto se puntiamo sulla qualità, quindi una realtà importante. Dal vino alla politica, una battuta sull'attuale governo e la situazione in generale nel nostro paese? Noi speriamo che possa continuare il suo lavoro, svolgere la sua missione, senza che... senza che venga disturbato da vicende come le vicende giudiziarie di Berlusconi, di cui sarebbe assurdo far pagare il prezzo agli italiani. Quindi il governo ha da fare la ripresa, l'occupazione, le riforme istituzionali e anche la nuova legge elettorale. Speriamo che il governo riesca a portare a compimento la sua missione.